Fuga per la vittoria non si tratta del celebre film degli anni Ottanta con la mitica rovesciata di Pelé, ma del primo strappo in classifica del Palermo. Prima vittoria del 2014 dopo due pareggi consecutivi che aumenta il distacco sull'Empoli, seconda a meno 4 e soprattutto sull'Avellino, terzo in classifica, adesso distante 6 punti. Anno nuovo, Palermo vecchio, ma se il risultato ci parla di una squadra cinica, capace di portare a casa il risultato massimo con lo sforzo minimo, la partita contro il nuovo Padova di Michele Serena lancia segnali diversi. Le tante occasioni sprecate nel primo tempo hanno fatto infuriare Iachini, che ha lanciato un monito: queste partite dobbiamo sbloccarle prima. Il tecnico marchigiano, che ha impiegato un'ora prima di inserire l'esuberanza di Stevanovic sulla destra e la classe di Vasquez in mezzo al campo, chiede dunque più cinismo ai suoi uomini. Sul centrocampista argentino punta deciso il presidente Zamparini, che vorrebbe rivalutarlo dopo il forte investimento fatto su di lui, mentre l'esterno serbo, reduce dall'influenza almeno nelle partite casalinghe in coppia con l'Azar sull'altra fascia, potrebbe essere l'arma in più per un migliore sviluppo del gioco offensivo. Il motto di Iachini, assolutamente vincente finora, prima non prenderle, che ha portato meravigliosamente il Palermo in testa alla classifica, forse adesso non è più figlio dei tempi, sicuramente un po' meno necessario rispetto al suo arrivo. La Serie B non si vince col gioco, il perfetto assist di Zamparini, la sofferta vittoria sul Padova apre la fuga, il rigore trasformato da Hernandez evita al Palermo il terzo pareggio di fila, suona un campanello e Iachini, mister promozione. Sono il signor Wolf, risolvo problemi.